Bauer del CTCU, spero di aver pronunciato bene il cognome. Benvenuta dottoressa. Buonasera. Le chiedo, perché abbiamo tempi stretti, un intervento che possa appassionarci, e quindi siamo pronti ad ascoltarla. Grazie. Ringrazio, io sarò rapidissima, chi mi conosce lo sa. Io vi lasciavo due cifre per una riflessione. In Italia abbiamo un wage gender gap, ovvero un divario fra la paga percepita dalle donne lavoratrici e dagli uomini lavoratrici, con una media del 4,2%, che in realtà ci posiziona bene in Europa, quindi è piuttosto basso. Però nelle professioni dove va a rendere di più lo stipendio, questa percentuale purtroppo si alza al 23%. Quindi per un euro percepito da un lavoratore uomo, una donna di pari grado ne riceve 76 centesimi. E questo è un dato che vi voglio lasciare. Ma poi c'è un dato un po' più sublime, che per questi soldi meno percepiti, poi quando andiamo alla cassa, al supermercato, per certi prodotti proprio rivolti a noi donne, paghiamo molto in più. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca sul campo, veramente su pochi prodotti, e ad esempio abbiamo guardato i rasoi monouso, e quello delle donne costa in media il 25% in più, essendo praticamente lo stesso rasoio. Poi se vediamo fra creme, shampoo, deodoranti, profumi, andiamo da un 6% al 9%, fino al 51% per alcuni profumi, quindi i prodotti costano di più. Come accennava già Anarea prima, purtroppo l'IVA scontata su pannolini, assorbenti, prodotti femminili e latte in polvere per neonati, con fine di quest'anno terminerà, quindi ce la ritroveremo al 10% e sarà un altro piccolo salasso. Il mio invito oggi a voi congresso e soprattutto alle donne è quello di farvi forza, di prendere in mano i vostri soldi. Nessuno è né troppo giovane, né troppo vecchio, né troppo poco istruito per occuparsi dei propri soldi. Noi come associazione ci siamo, offriamo gli strumenti, offriamo formazione, quindi chi ha delle domande chieda e troverà risposta. E sì, riprendiamoci col primo passo questa nostra autonomia finanziaria e facciamoci valere. Vi ringrazio.